Ok, centrale, ricevuto. Proseguiamo immediatamente all'inseguimento. Eccola! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio. Accosti il veicolo e stia fermo. Non si muova. In questo nuovo episodio su vita... Prendiamo un'arma qualsiasi. Esca dal veicolo. Immediatamente... Oh! Sta scappando! Ripeto, centrale, il sospetto sta scappando. Anche molto velocemente. Lo vedo perché è un po' scemo. Cerca di inziccarsi dentro le macchine. Eccolo, lo vedo. Centrale, siamo all'inseguimento sull'autostrada che porta a, se non la desert, dalla parte opposta. Siamo a Brontek Pass. Il sospetto dovrebbe essere da qualche parte qui. Lo vedo davanti a noi, è davanti a noi, sta correndo come un matto. Lo vedo, è quell'auto grigia lì. È quell'auto davanti a noi. È un po' grigetta. Ah, non lo raggiungiamo, ragazzi. Corre come un matto. Ma noi con le sirene gli stiamo dietro. Ora che ci avviciniamo, mettiamo il megafono e gli intimoriamo di fermarsi. Ok. Accosti il veicolo. Accosti il veicolo! Niente ragazzi, dobbiamo tamponare, dobbiamo tamponare. Attenzione! Ok, dai, coraggio, coraggio, non molliamo ora. Tra l'altro oggi le macchine sono tutte uguali, ma va bene. Accosti il veicolo! No! Ok, oh mio Dio ragazzi, è morto, è morto, è morto. Mettiamo l'auto qui. No, perché abbiamo sudato le sirene? Dobbiamo accenderle in segno di pericolosità. Scende dal veicolo. Ok. Oh mio Dio, ragazzi. Ok, ci siamo. Il sospetto è morto. A quanto pare. Non sorpassate. Restate qui fermi. Mi raccomando. Ok, raga, comunque. Il sospetto sembra morto, era uno sulla sessantina, cinquantina, credo. Buttiamolo fuori dall'auto per analizzare meglio il corpo. Ok, sì, è pelato e questa era la sua auto. Ok, ragazzi, quindi un bel inseguimento, è stato ottimo. Ma non mi ha stupito più di tanto, anche perché... Ora arriveranno tutti i paramedici, eccetera, eccetera, e si prenderanno il tutto. Vediamo se c'è una nuova chiamata per noi. Intanto recuperiamo la nostra auto, che è un po' distrutta, ma ancora funzionante, questo è l'importante. Ma io prima vorrei mettere la strada in sicurezza, quindi aspettate, fermi tutti. Voglio mettere la strada in sicurezza, prendere l'auto e magari metterla qui, un po' più sotto. Perfetto. Invece il corpo, intanto la gente... Aia! Vabbè, il corpo può anche rimanere qua in poche parole. Cioè, vabbè, è meglio che lo spostiamo. Se... ok, stanno arrivando i paramedici. No, no, lo stanno calpestando, uscio di sangue. Ok, sono arrivati, ora se la vedono loro, raga, ora se la vedono loro, noi ce ne andiamo. Ok, eccoli. Fermi il traffico, fermi. Non vedete che ci sono i paramedici? Ok. Uaglioni, vi affido tutto a voi, mi raccomando, fate un buon lavoro. Ok, andiamo, vai. Andiamo, vai. Ok. Ora loro stanno facendo i loro affari e noi aspettiamo una nuova chiamata. Nel frattempo ci mettiamo magari appostati da qualche parte qui. Ma alla pompa di benzina, sì, dai. Alla pompa di benzina. Perfetto, magari facciamo il pieno all'auto, che ne sai, un poliziotto non può fare il pieno all'auto. Perfetto. Ok. Coraggio, facciamo questo pieno. Ok, mettiamo un po'. Mannaggia, come si fa? Ah, mannaggia, è tutto moderno qui, ragazzi, non si capisce più niente. Cosa? C'è una chiamata, ragazzi, c'è una chiamata. È stata appena registrata, ok?
Ragazzi, non va bene, non va bene, è una chiamata d'urgenza, la gente più vicino che si propone un'auto, cioè un camion rubato, è proprio questo davanti a noi, è stato rubato proprio ora. C'è anche una pattuglia qui, coraggio! Ah, no, loro stanno fermi lì, ragazzi! Mi sa che quella pattuglia era appostata lì apposta per vederli. Forse hanno avuto un problema tecnico con l'auto e non sono potuti partecipare anche loro. All'inseguimento, attenzione. Oh, accosta il camion! Accosta immediatamente! Come vedete, ragazzi, ha rubato questo rimorchio qui con dentro, non lo so, dei dati importanti, credo. Buchiamo le ruote del rimorchio. Il rimorchio, cioè, lui può scappare, ma il rimorchio deve restare a noi, ragazzi. Il rimorchio deve restare a noi. Ah, attenzione. Mi sono impattato con un idrante. Non riesco a bucare, ok. Ho bucato. Accosto il veicolo. Non andrò da nessuna parte così. Ragazzi, non mi sta a sentire. Ah, sta facendo solo disastri. Ah, scappate. Che capo vuole questo? Ah, mannaggia, la gente è un po' confusa. Accosti. Ragazzi, non vuole accostare. Mi sa che sono costretto a bucare tutte le gomme del veicolo. Ok, perfetto. Perché tutti vanno così piano? Non lo so, ma io ne approfitto per mettermi davanti, mettere il freno a mano. Accosti! Non può fare niente. Coraggio, fermo. Accosti! Ok, ragazzi, sta scappando. Abbiamo il diritto di sparare perché comunque. Ok. Mani in alto, metti le mani in alto, metti le mani in alto, ho detto metti le mani in alto, no, metti le mani in alto. Ragazzo, ho dovuto, io ho sparato una chiappa, è ferito. Ehi, fermi, 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 non l'ho investita, non l'ho investita. Ok. Oh mio Dio, ragazzi, il camion già ce l'hanno preso, guardate, il camion già è andato via, se l'hanno preso in un battibaleno. Ora devono arrivare solo i paramedici, che metteranno loro tutta la situazione in regola. Intanto noi li aspettiamo e ci mettiamo magari qui. Non blocchiamo il traffico. Perfetto. E quindi niente, ragazzi, che devo dire? Questo video si conclude qui. Noi intanto aspettiamo i paramedici. Sento anche le loro sirene. Intanto ci scocchiamo le dita, anche perché lavorare con questi tipi di gente non è mai buono. Comunque, piccolo spoiler, arriveranno anche nuovi agenti, nuovi servizi. Quindi eccoli, i paramedici. Quindi niente, ragazzi, noi finiamo con questo video. Ciao a tutti, ragazzi.